Buonasera a tutti, cari nostri ascoltatori. Siamo qui su Indagini Aperte con Max Parisi. Dietro le quinte abbiamo anche la nostra preziosissima Roberta De Angelis per parlare di quello che è conosciuto come l'altra via Poma o anche il delitto del portaritratti. Il delitto ancora insoluto di Renata Moscatelli, avvenuto nell'ottobre del 1984, 2 anni prima, anzi no, 6 anni prima del delitto di Simonetta Cesaroni, ma sempre nello stesso stabile, non nella stessa scala, ma nello stesso condominio di Via Poma, che molti di noi ormai bene conoscono. Cominciare a studiare questo delitto ha portato Max Parisi e anche me su percorsi completamente nuovi. Abbiamo iniziato un vero e proprio viaggio nel tempo perché ci si è aperto davanti un panorama che nessuno aveva mai cercato di illuminare in questa storia. Abbiamo guardato nella biografia di questa famiglia e in particolare di un personaggio di questa famiglia e abbiamo scoperto una serie di cose che veramente non ci aspettavamo, che ci hanno portate alla prima guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale, al Forte di Gavi, che era un campo di concentramento per ufficiali e degli eserciti alleati, e ha portato anche Max Parisi a Londra, negli archivi londinesi di Kew. Max Parisi ha potuto consultare una serie di documenti e insomma è una storia quella di Renata Moscatelli che non è partita nell'ottobre del 1984, ma molto molto tempo prima. E, se volete intervenire in trasmissione, noi siamo disponibili, potete scriverci alla nostra mail indaginiaperte@gmail.com e adesso darei la parola a Max Parisi. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, partiamo dalla vittima. Come diceva, ho detto poco fa, Debora si chiamava Renata Moscatelli. Aveva 68 anni quando viene uccisa e viene uccisa tra le 20 e le 24, quindi fra le 8 di sera e mezzanotte di domenica 21 ottobre 1984. Dove viene uccisa? Dentro casa sua. Dentro casa sua, quindi nel condominio di Via Poma, Scala E, primo piano. Se avete presente, da tante fotografie, ne hanno pubblicato un Nero di Dio, rispetto all'omicidio Cesaroni di questo condominio, tutti quanti fanno vedere l'ingresso del numero 2, c'è questa palazzina e ce n'è una a fianco, proprio a fianco, separate da un breve tratto di cortile interno chiuso dalle cinte murarie dell'intero comprensorio di Via Poma. Ebbene, è in questa palazzina, dal primo piano, finestre affacciate sulla strada e di lato, che viene trovata morta, uccisa, anzi massacrata, Renata Moscatelli. Renata Moscatelli chi è? Chi era? Era una signora che non si è mai sposata, non ha avuto figli, non ha avuto amanti di cui c'è nota o fidanzati, niente di niente. Ha vissuto tutta la vita in questa casa con il padre, perché il padre, Giuseppe Moscatelli, che morirà a 96 anni nel 1982, quindi 2 anni prima dell'omicidio della figlia, il padre questa casa la comprò nel 1930, quando venne costruito il complesso. Questo era un complesso edilizio, quello di Via Poma, che venne costruito da una cooperativa formata unicamente da ufficiali. Ufficiale dell'esercito, ufficiale dell'aeronautica e dell'arma dei carabinieri. Per ufficiali si intende alti ufficiali, quindi non sottufficiali, tenenti, diciamo capitani, colonnelli e generali. E Moscatelli era un colonnello quando comincia a comprare questa casa. E la sua vita è una vita fino a quel momento, quindi parliamo degli anni 30, piena di riconoscimenti. È un eroe della Prima Guerra Mondiale, riceve la medaglia del valore militare, combatte anche la guerra in Libia, è un eroe che durante la Prima Guerra Mondiale, dietro le linee, cioè difendendo quindi l'esercito, sempre a comando dell'Arma dei Carabinieri, che ricordo essere
un corpo militare, che non dipende dal Ministero dell'Interno, ma dal Ministero della Difesa, quindi un corpo militare a tutti gli effetti. Bene, l'allora capitano Moscatelli si comportò in maniera eroica, venne anche ferito in guerra, insomma, un vero eroe della patria. Questo uomo, incredibilmente, intorno al 1942, si fa mettere nella riserva. Pensate, un uomo che ha combattuto la guerra in prima linea, un soldato di ferro, tutto d'un pezzo, nel cuore della guerra mondiale, quindi nel 1942, quando tra l'altro non si palesava neppure l'idea della sconfitta dell'asse, cioè dell'alleanza tra la Germania, il Giappone e l'Italia, bene, proprio noi, anzi, le armate tedesche stavano invadendo, avevano già invaso l'Europa, stavano marciando sulla Russia, sull'Unione Sovietica, anzi, bene, in quel momento lui si mette nella riserva, dopodiché ricompare come comandante di un campo di prigionia, come colonnello dei carabinieri, comandante del campo di prigionia, un campo di prigionia molto particolare, dentro il forte di Gavi, che è un'antica fortezza, un posto lugubre, una vera e propria prigione, dove vengono, sarebbe, diciamo, disponibile per circa 200 prigionieri. In realtà poi ne verranno accatastati, nel vero senso della parola, 645 prigionieri. E sono tutti ufficiali e anche altri ufficiali, prigionieri di guerra, che da tutta Europa, mentre gli eserciti tedeschi avanzano ovunque, fanno prigionieri, insomma li portano, li conducono in questo campo in Italia, in Piemonte. Nella zona di Gavi, proprio la zona del vino. Il generale, il colonnello Moscatelli, come comandante del campo, si comporta molto male. Si comporta male, talmente male, che all'8 settembre, quando crolla, diciamo, il regime fascista, almeno in Italia, per poi ridursi con la Repubblica di Salò, solo una parte, diciamo, nel nord Italia, bene, il colonnello Moscatelli, anziché lasciare l'incarico, a questo punto non aveva più un incarico, essendo appunto crollato il governo centrale, decide invece di rimanere, anzi consegna questo campo di prigionia all'SS. E purtroppo l'SS deportano tutti questi prigionieri e li conducono tutti ai campi di sterminio. E quindi praticamente si salverà, si può dire, quasi nessuno. Tutto questo però è un passato, chiudendo il discorso, Moscatelli dopodiché lascia il campo di concentramento e torna a Roma. Torna a Roma, cosa farà non si sa, sempre come comandante, colonnello dell'arma dei carabinieri. Alla fine della guerra, quindi nel 1946, il governo britannico, Winston Churchill, chiede, anzi pretende, la consegna del criminale di guerra Moscatelli a loro stessi per processarlo. Ci sono alcune testimonianze strazianti dei comportamenti terribili condotti in questo campo di concentramento e soprattutto il fatto di avere consegnato la morte dei prigionieri di guerra consegnati dallo stesso Moscatelli ai nazisti, all'SS, che li portarono in un campo di sterminio in Germania. Beh, insomma, praticamente chiedono di averlo come prigioniero e di poterlo processare. Molto probabilmente sarebbe stato fucilato. Il risultato però è che Moscatelli non viene assolutamente consegnato, resta in Italia. La cosa finisce lì, diciamo così, e la sua vita prosegue fino a che lui va in pensione e vive in questa casa, la casa di Via Poma, con chi? Con la figlia, che è Renata. Quindi passano gli anni 60, gli anni 70, e inizio l'82, 96 anni, Giuseppe Moscatelli, ex generale, tra l'altro promosso dopo, alla fine della guerra, da colonnello generale addirittura, questo criminale di guerra, muore e Renata si trova in questo appartamento da sola. Ma Renata non è sola, in realtà ha una sorella che si chiama Adriana. Adriana è più giovane di Renata, quindi se Renata ha 68 anni quando viene uccisa, Adriana ne ha 61, quasi 62, 6 anni meno, qualcosa di più di 6 anni meno di Renata, Adriana.
Adriana è una signora dell'altissima borghesia romana, nel senso che in gioventù, cioè da giovane a 18 anni, sposa Don Pio Teodoli Braschi, duca di Nemi, che ha tra l'altro bellissime case a Roma, oltre che a Nemi naturalmente, e mette al mondo un figlio, Giovanni Angelo. Il figlio di Adriana Moscatelli farà una bellissima carriera, e qui arriviamo a più o meno alla data dell'omicidio, cioè all'anno 82, quando venne uccisa sua zia praticamente, che era Renata Moscatelli. Giovanni Angelo è niente di meno che un direttore di alto livello di un'importante banca americana nella sede di Madrid, e non è in Italia, quindi tra l'altro avviene l'omicidio. Questo è per fare un piccolo quadro di questa famiglia. Tenete presente che Giuseppe Moscatelli lavorò, si fa per dire lavorò, comandò il campo di concentramento di Forte dei Gavi non da solo. Aveva una nutrita squadra di ufficiali che tenevano questo campo insieme a lui. Dico ufficiali perché è vero, e soprattutto perché gli altri, cioè i prigionieri, erano tutti ufficiali. E per conseguenza c'era una specie di reciprocità fra guardie e prigionieri. Solo che c'è una grande differenza di età tra Giuseppe Moscatelli e gli ufficiali che con lui comandano, cioè, diciamo, gestiscono questo campo di concentramento, perché sono molto più giovani. Mentre Moscatelli in quegli anni 40, ha più di 50 anni, gli ufficiali ne hanno molti meno. Hanno 25, 26, 24 anni, quelli del campo di concentramento. Questi rapporti sono molto stretti, anche perché il governo britannico chiede la consegna anche degli altri, dice non è l'unico criminale di guerra, fa un elenco di criminali di guerra, perché il Secret Service britannico riesce a ricostruire chi erano quelli che gestivano questo campo di concentramento, che diventerà in qualche modo un campo di sterminio. Si salverà quasi nessuno di questi 645 prigionieri britannici, per la maggior parte dell'esercito britannico. E fa un elenco, l'elenco io l'ho letto, ce l'ho, con tutti questi nomi di questi ufficiali giovani. Alla fine della guerra, come Moscatelli riesce a scamparla, la scampano anche tutti gli altri. Però i rapporti tra il comandante in capo e i suoi, io li chiamerei sgherri, che si viziavano e angariavano i prigionieri di guerra, che dovrebbero essere, anzi sono, coperti dalla Convenzione di Ginevra, ma non fa niente, li hanno trattati veramente come peggio dei cani. Beh, i rapporti erano molto stretti, intanto per una specie di complicità in un reato gravissimo, qual è quello di essere un criminale di guerra. Quindi tra loro si tenevano, come si dice. E poi perché alcuni di loro, anzi diversi di loro, erano proprio di Roma, tanto quanto Moscatelli abitavano a Roma. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che arriviamo alla sera del delitto. La sera del delitto, del 21 ottobre 84, è una sera di una domenica. Renata non è una donna che abbia relazioni o amicizie, ancor meno nel condominio, ma anche fuori, pochissime. Di lei si dice, quel poco si riesce a capire, quello che scoprirà, l'omicidio, che è guidata da quello che sarà il questore Cavaliere, che è lo stesso che comanderà, seguirà, sarà capo dell'indagine per l'omicidio di Simonetta Cesaroni di 6 anni dopo. Beh, insomma, Cavaliere, lui e i suoi uomini indagano anche nel condominio, per scoprire che Renata Moscatelli era praticamente una persona buongiorno e buonasera, non salutava nessuno, non frequentava nessuno nel condominio. Una cosa però l'appurano. 2 giorni prima dell'omicidio, un condomino dirà di aver sentito le due sorelle, quindi Adriana e Renata, litigare violentemente, non si capisce bene se sulle scale, nel pianerottolo o nel cortile, proprio davanti alla porta d'ingresso di questa palazzina. Insomma, la lite si sente, le urla, ma quello che viene in maniera molto chiara sentito sono due improperi che Renata rivolge alla sorella Adriana, chiamandola, inveendo contro di lei, delinquente, farabutta, disgraziata, così.
Insomma, non è poco se si pensa che 2 giorni dopo verrà uccisa Renata. D'altra parte, però, le indagini avranno anche modo di dimostrare che Adriana non è l'assassina, perché nessuno metterà mai in discussione il fatto che lei sia l'assassina, non verrà neanche detto, neanche pensato. Resta il fatto però che c'è questo episodio, direi piuttosto grave. Quindi, quella sera di domenica 21 ottobre 84, Renata, che non ha amicizie, dicono, una relazione con i condomini e così via, esce di casa e va in chiesa, va in una chiesa che è lì vicino, la chiesa della Regina Apostoloro, 100 metri circa dall'ingresso di via Carlo Poma 4, dove abita. Segue la messa della sera e intorno alle 8 la messa finisce e lei torna a casa. Torna a casa e da lì non esce più. Non esce più perché nessuno ne ha prova che sia uscita e poi anche perché non ce n'era assolutamente motivo che lei uscisse di casa. Non era quella la sua vita, lei non usciva mai la sera, stava in casa. Resta il fatto però che qualcuno arriva, suona la porta, lei apre, lo fa accomodare, questo lo ricostruirà la polizia agli omicidi, lo fa accomodare, vanno in salotto, l'ingresso è circa la stanza d'ingresso, l'atrio d'ingresso dell'appartamento è una stanza diciamo rettangolare, su cui si apre una grande porta diciamo doppia che dà sul salotto. Dalla parte opposta un corridoio che dà verso le camere da letto e anche un'altra porta che va verso la cucina, proprio un appartamento classico, diciamo classico, due camere da letto, il salone, la cucina abitabile, 2 bagni, corridoio, ingresso. Renata fa entrare questa persona, la porta non è forzata, anzi la porta verrà ritrovata chiusa con 4 mandate da fuori, da qualcuno, cioè dall'assassino, che porta via le chiavi. Quindi uccidere la signora Moscatelli, chiude la porta con 4 mandate e se ne va. Renata lo fa entrare. A quel momento non succede nulla. Perché dico non succede nulla? Perché Renata fa accomodare l'assassino in sala. Si siedono, rispettivamente, su un divano e su una poltrona. Dico questo perché troveranno anche tracce di questa cosa. E Renata offre un whisky a questo signore, immaginiamo fosse un uomo, e ora vi dirò perché immaginiamo, anzi la polizia era convinta fosse un uomo. Questa scena non si sa quanto duri, certo un po' dura. In questo momento, allora, in questo momento Renata, dopo avere offerto qualcosa da bere, si alza, va in camera da letto, alza il telefono e fa una telefonata con questo ospite, chiamiamolo ospite, che sarà poi l'assassino in casa. E chi chiama? Chiama Don Marcello Bolzonello della Compagnia di San Paolo. Cosa fa questo prelato? Segue, è un uomo caritatevole e la Compagnia di San Paolo fa molta carità, aiuta i bisognosi. Ha anche una casa accoglienza ed è proprio in questa casa accoglienza, di cui è direttore responsabile Don Marcello Bolzonello, che Renata telefona quella notte, quella sera. Si conoscono Don Marcello e Renata, tant'è che lui la riconosce subito. Oh, buonasera Renata, perché mi chiama? E Renata dirà, ma guardi padre, la chiamo perché ho un problema, c'è qui da me una persona che ha perso le chiavi di casa, non riesce a rientrare in casa e allora non vuole ospitalità. Io ho pensato che potreste ospitarlo voi a dormire per una notte, poi domani la cosa sarà risolta diversamente. E Don Marcello replica, ma certamente, signora, ma ci mancherebbe, ma non c'è problema, noi abbiamo diverse camere, ce ne sono anche di libere, lo ospitiamo molto volentieri. Al che Don Marcello chiede a Renata, ma come si chiama questa persona? Così la segno sul registro. E Renata dirà, si chiama Mardocci, ora, cognome Mardocci, non dice il nome, solo il cognome, Mardocci. Qui però si apre una piccola diatriba, perché
Verrà intervistato, Don Marcello, da chi l'ha visto molti anni dopo, perché questa vicenda viene fuori molto dopo, non quando vengono svolte le indagini per omicidio, cioè nell'84, no, molto dopo. Parlo di 20 anni dopo, attenzione. Bene, il padre, Don Marcello, non è così convinto che si chiami davvero, non se lo ricorda, dice, io ho scritto Mardocci, però... Dato che questa intervista viene poi pubblicata, viene trasmessa da chi l'ha vista, la stessa Federica Scerelli dirà: ma non era chiaro cosa è Mardocci, Mardocci. Insomma, sta di fatto che sul registro scrive Mardocci. E dice: va bene, a questo punto siamo intorno alle 21 di quella sera, domenica 21 ottobre 1984. A questo punto la scena cambia. Renata torna evidentemente verso la sala. Questa persona che fino a quel momento l'avevo ospitato benevolmente, offrendole anche una bevanda, un whisky, questa persona prende la bottiglia di whisky dalla quale era stato evidentemente tolto un pochettino per versare in un bicchiere, la prende e la frantuma in fronte a Renata Moscatelli. Questa aggressione violentissima avviene nell'ingresso, quell'ingresso rettangolare di cui parlavo poco fa. Renata ha la fronte spaccata, cade a terra, tramortita, io ormai ha perso conoscenza, ha sugli occhiali, Renata porta gli occhiali da vista, gli occhiali finiscono per terra, sì, lì proprio in ingresso. L'assassino però non si ferma, perché la strangola. La strangola, ma attenzione, per strangolarla, è un assassino calmo, prende un cuscino, torna in ingresso, glielo preme così violentemente sul collo da sfondare lo suo ioide, che è questo che sto indicando con il mio dito. E vuol dire, e a questo punto Renata è morta soffocata. Quindi non per l'enorme botta in testa che l'ha fatto perdere comunque conoscenza, però muore soffocata. È finita? No, non è finita. Renata è per terra, guardando il soffitto, ormai morta, occhiali, sangue, occhiali per terra, sangue, tutto l'ingresso, macchie di sangue, colate di sangue, perché la fronte, sapete, quando si taglia, poi in quel modo esce moltissimo sangue. L'assassino in piedi e sferra dei calci violentissimi al fianco sinistro. Il professor Ronchetti, che farà l'autopsia, scriverà che vengono rotte, vi dico esattamente cosa scrive. Allora, il professor Ronchetti dice, il medico legale, il professor Ronchetti, che l'autopsia riscontrerà la rottura dello ioide. In più, l'assassino infierisce sulla vittima sferrando le violenti calci al torace, quando ormai la vittima è a terra, morta, calci che ruppero la seconda, la terza, la quarta, la quinta costola sinistra. Inoltre, la polizia, questo lo aggiungo io perché questo è un fatto, la polizia reperterà evidenti tracce di sangue sull'unico apparecchio telefonico dell'appartamento. Allora, questo assassino l'ha uccisa, ma vuole insistere, le sfonda tutte le costole del fianco sinistro, seconda, terza, quarta e quinta, che sono poi le costole che corrispondono al cuore. Sfonda vuol dire non che le fa delle fratture, sfonda, cioè sfondano il polmone, ovviamente, probabilmente, adesso non è descritto, ma si può immaginare che hanno anche lesionato il pericardio, il cuore, insomma. Sarebbe morta forse anche per quella ragione, se non fosse... già ormai, se non avesse già esalato l'ultimo respiro Renata, perché è stata strangolata. Dopodiché questa scena così brutale non finisce, perché l'assassino prende Renata per i piedi, il cadavere, la salma di Renata per i piedi, la trascina fino in camera da letto. A questo punto l'assassino richiama Don Marcello. Don Marcello è ancora lì, risponde al telefono, dice: ah, buonasera, questo lo riferisce in questa straordinaria intervista mandata in onda da chi l'ha visto, lo stesso Don Marcello, che purtroppo è mancato, quindi dopo diversi anni, quindi non è replicabile questo. Comunque, Don Marcello dice, poi mi ha chiamato una persona, una voce maschile, molto calma, mi ha detto: ma guardi, per quel letto che ha chiesto la signora Moscatelli non c'è bisogno, la persona ha trovato le chiavi, poi la cosa infine non serve più. E diligentemente Don Marcello prende il registro e tira due righe su questo nome, Mardocci.
Solo che questa scena succede, da averlo scritto, da averlo cancellato, proprio, abbiamo detto, il 21-84. Ma Don Marcello è un uomo così meticoloso che questo registro se lo tiene i primi 10 anni, 84-94, i secondi 10 anni, 94-2004, insomma 20 anni dopo il registro c'è ancora. Ed ecco che, cioè, quando viene intervistato da chi l'ha visto, inquadrano anche il registro e si vede, e lui si ricorda perfettamente di tutto questo. Voi direte, vabbè, insomma, un brutale omicidio, e vabbè, insomma, ne succedono tanti. Ok, no, cari, no, non è finita qua. Perché l'assassino, dopo aver fatto quello che ha fatto, non se ne va di questa casa. Chiama il prete, quindi in qualche modo impedisce, cioè si crea una situazione per cui lui non vuole che il prete richiami casa Moscatelli, perché si conoscono Renata e questo prete, quindi se non arriva la persona, capace che il prete richiama, ma signora scusi, quella persona lì non, Mardocci non è arrivata. Ecco, per evitare questo, quindi vuol dire che si vuole dare tempo all'assassino per stare in casa senza che sia nessun allarme, ebbene, per evitare questo richiama lui. E cosa fa in casa l'assassino? Qualcuno a questo punto potrebbe pensare, beh, è un ladro, sopporta via tutto, fa un bel sacco, via, argenti, ori, chi lo sa, denaro. Sbagliatissimo. Non ruba niente l'assassino. Non ruba niente e fa una cosa che ancora adesso non bisogna veramente aver letto le carte delle indagini, almeno su questo punto, per dire sì, effettivamente è successo questo. L'assassino smonta tutti i portafotografie che sono presenti in casa della signora Renata Moscatelli, che poi è la casa del padre, sia ben chiaro, che lei ha ereditato da poco, da neanche 2 anni, perché il padre è morto nell'82 e siamo nell'ottobre dell'84. Li smonta tutti. Noi non sappiamo se portò via delle foto. Resta il fatto che se avesse voluto portare via delle foto, ne smontava uno, quello della foto da portare via. No, li smonta tutti, quindi sta cercando qualcosa. E cosa accidenti può stare nascosto dietro una fotografia? Perché ragazzi, non è che ci puoi nascondere un collier di brillanti dietro una fotografia di un portafotografie. Evidentemente cercava o qualcosa, una lettera, qualcosa di simile, infilato dietro tra la portafotografia, diciamo la struttura e la foto stessa, oppure cercava un nome scritto sul retro della foto. È come se in questa ipotesi l'assassino avesse cercato una conferma, come a dire, allora, Giuseppe Moscatelli sicuramente era quell'essere infame che io assassino so che essere stato un essere infame. Dopodiché però voglio essere proprio sicuro che quella persona che uccise è raffigurata in queste fotografie, magari era un commilitone, magari era qualcuno che poteva avere tradito Moscatelli, qualcuno poteva avere confessato i crimini di Moscatelli a qualcun altro. Ed ecco che ha cercato dietro per capire se c'era un nome. Altro non sembra ipotizzabile, perché il gesto è veramente senza senso, se provate a pensarci. Ha tutta la casa a disposizione, poteva rubare gli ori, ce n'erano, soldi, anche questi c'erano. Argenteria, ce n'era. Poteva fare tantissime cose, ma ha fatto l'unica senza senso. Poteva rubare gli stessi portafotografie, che peraltro erano d'argento. Non l'ha mica fatto. Li ha smontati, punto. E voi capite che non è nemmeno un gesto di un pazzo, perché il pazzo, insomma, il pazzo poteva distruggere la casa, prendere a calci anche i portafotografie, i mobili, che ne so, sventrare il divano a coltellate, dico per dire, ma certo non meticolosamente smontarli. Non li ha rotti, li ha proprio smontati. Ha mosso i dentini che lo chiudono dietro, ha tirato via, ha aperto e ha guardato dietro. Li ha fatti uno per uno, ce n'erano tanti di portafotografie in quella casa. In più, le fotografie. Quali fotografie? Perché vedete, il generale in pensione, diciamo così, Moscatelli, era vedovo da molti anni. Non aveva avuto chiaramente altre storie o cose di questo tipo. Che foto ci potevano essere? Le foto delle sue figlie, quindi Adriana e Renata, le foto della moglie,
le foto dei commilitoni, le foto del nipote, il figlio della figlia Adriana, che quindi è nipote anche perché è la zia Renata, cos'altro? Le foto della guerra, magari lui era un eroe della prima guerra mondiale, le foto di quell'epoca, potrebbe darsi. O qualche altra foto di cui non sappiamo, ma insomma certamente non la foto delle vacanze a Saint-Tropez, anche perché non l'aveva mai fatte. Quindi pensiamo alla casa di un generale dell'esercito, di un generale dei carabinieri, a parte quello che ha fatto, comunque quello è, a casa sua dove vive solo, vedovo da tantissimi anni, è morto a 96 anni, in questa casa austera di un soldato, vive solo con la figlia che gli fa per tutta la vita da badante, rinunciando a qualunque genere di professione. Renata non ha mai lavorato in vita sua, mai. Ha vissuto grazie al padre, insomma, che l'ha mantenuta in casa. La sorella Adriana invece va via a 18 anni, si sposa a 18 anni, addirittura col marchese, abbiamo detto, Pio Teodoro Liberaschi, personaggio influentissimo. Un cugino diretto di questo signore era niente di meno che capo dell'Unione Italiana Petroli, quindi numero uno delle aziende petrolifere presenti in Italia. Se parliamo dopo la guerra, le famose sette sorelle, le stesse che in qualche modo potrebbe aver avuto a che fare con la morte di Mattei. Ecco, e questa gente, cioè questa altissima, neanche borghesia, il ceto, diciamo, di potere italiano, no? Ecco, Adriana aveva sposato uno di questo ceto di potere. Aveva un solo motivo al mondo per uccidere sua sorella? Sì, magari la rabbia, l'eredità, la spartizione di questo appartamento, ma insomma. È un appartamento, non è una reggia di 300 metri quadrati, è un appartamento di via Po, ma non è l'appartamento per paragonarlo a quello dove viene uccisa Simonetta Cesaroni. Per niente, molto più piccolo, ma molto più piccolo. È un appartamento, diciamo, quattro locali, classico appartamento da 100, 120 metri, così. Sì, valeva soldi, è stato anche stimato, poteva valere intorno a quell'epoca dell'84, 300 milioni. Sì, non tanti soldi, però attenzione, Adriana ne avrebbe ereditato la metà. Se voi direte sì, ma se ammazza la sorella eredita tutto, ho capito, ma lei non è una disperata, non è una farabutta, non è quello che invece la sorella Renata pensa che sia e le ha gridato dietro proprio due giorni prima dell'omicidio, non è quel genere di persona. Però attenzione, perché Renata Moscatelli, nell'ultima parte della sua vita, parliamo degli ultimi mesi, dell'anno 84, passa da un atteggiamento severo, austero, chiuso, ma comunque equilibrato, a un atteggiamento invece molto pauroso. Infatti, chiama un fabbro e fa cambiare la porta d'ingresso. E fa montare una porta d'ingresso corazzata, si può dire nuova all'atto dell'omicidio. Di questa porta il fabbro, che verrà interrogato dalla polizia criminale, cioè dalla squadra omicidi, questo fabbro dirà: di questa porta diedi tre chiavi alla signora Moscatelli. Tre chiavi. Ne verranno trovate solo due. La terza l'assassino la porta via e chiude da fuori con quattro mandate. Così, per inciso, anche l'appartamento dove verrà ritrovata Simonetta Cesaroni era chiusa con quattro mandate. L'assassino anche lì porta via le chiavi. Non c'entra, sicuramente non c'entra, però è una coincidenza. In più, non basta la porta corazzata. Ah, Adriana non dà le chiavi di casa sua alla sorella, Renata non dà le chiavi di casa sua alla sorella Adriana, ma neanche per idea se le tiene, non le dà a nessuno. Tre chiavi ha. Infatti due verranno ritrovate in una specie di porta, una specie di posacenere in ingresso, proprio sul mobiletto dell'ingresso, due chiavi sfuse lì. La terza no, perché si è rubata l'assassino e ha chiuso chiave. In più, dicevo, Renata ha chiamato anche un altro fabbro, questo ha cambiato la porta corazzata, quest'altro invece monta delle inferriate. Ora, voi direte, vabbè, ma delle inferriate non è le puoi montare così perché siamo in un condominio. Non so, a questo non so rispondere, adesso è fatto perché le inferriate vengono montate alle finestre di questo appartamento. Il condominio era d'accordo? Non ve lo so dire. Sta di fatto che le inferriate vengono montate neanche tre mesi prima dell'omicidio. Tenete presente che Renata Moscatelli abitava lì da quando è nata,
quindi non proprio, diciamo, un anno, due, tre, come minimo abitava lì da 50 anni. Quindi questo è il quadro, diciamo, in cui esiste la vita di Adriana nell'ultima parte, l'omicidio, la sorella, la lite, il fatto inspiegabile di questa telefonata a Don Marcello, che insomma è veramente appesa alle nuvole, non si capisce. D'altra parte, che a nessuno di voi venga in mente che l'assassino diede il suo vero nome e fece chiamare da Renata a Don Marcello in modo che lui lo segnasse, in modo che poi la polizia ci avrebbe messo da 1 a 2 minuti per andare a casa di questo effettivo signor Mardoci, che non esiste. L'abbiamo cercato, sapete, l'abbiamo cercato noi di questo programma, l'avevo cercato io anche precedentemente, perché la vicenda dell'archivio di Stato britannico risale a 2 stati fa, non proprio a ieri, eh. Ci ho messo un po', poi ho deciso, vado, voglio vedere cosa succede, insomma, voglio andare a leggere con i miei occhi queste carte, volevo essere certo, perché è un'accusa molto grave, eh. Accusare per quanto una persona defunta, per quanto molti, molti anni fa ormai, ma resta il fatto che un criminale di guerra è un criminale di guerra. Ecco, noi abbiamo trovato l'unica foto disponibile per dare un volto a questa persona, ex eroe di guerra, poi criminale di guerra, e poi non si sa, e abbiamo trovato questa foto, racconta un po', Max, e poi se vuoi mostro la foto. Dovete sapere che quando vado a Londra, ci vado davvero, nell'archivio di Stato, in contemporanea lo dico a Deborah. Dico, Deborah, senti, io vado là. E lei mi dice, però sarebbe anche interessante scoprire dove è sepolto questo signor Giuseppe Moscatelli. E io le dico, vabbè, Deborah, se tu pensi di poterlo fare, se ci riesci, fallo. E insomma, eccolo qua. Insomma, Deborah Ponzio è andata al cimitero del Verano. No, che non è... al Verano, prima porta, cimitero Flaminio, prima porta. Scusami. Che però non è un cimitero di campagna con 10 tombe e 3 lapidi, è un cimitero enorme. Te lo sei girato tutto finché hai trovato la tomba. Dillo tu, come hai fatto a trovarla, come è successo, perché è una cosa veramente incredibile, una bravissima. È successo che era una giornata caldissima di luglio. Questo cimitero è una città nella città, infatti si percorre in macchina, io non lo sapevo, io educatamente avevo parcheggiato fuori e ho detto vado a fare un giro, ovviamente prima mi ero informata sulla collocazione di questa tomba e poi mi sono trovata a camminare sotto il sole in questa città dei morti, ecco, che è il cimitero Flaminio prima porta, grandissimo, dove tra l'altro la mappa del cimitero che è online, cioè una mappa dei servizi cimiteriali di Roma, e le informazioni che avevo io e quello che vedevo sembravano 3 cose diverse. Ecco, per cui ho camminato tantissimo, quando veramente stavo per mollare, non ce la facevo più dopo diverse ore, mi sono detta, beh, saliamo almeno quella scala e vediamo cosa c'è. E sono salita al secondo piano di uno dei complessi dove ci sono i vari fornetti, i vari colombari, e lì finalmente ho trovato Giuseppe Moscatelli. Adesso volevo mostrarvi anche la seconda foto, la foto della lapide completa di Giuseppe Moscatelli, perché mostra 2 cose interessanti. Tra l'altro ci stavo rimettendo quasi le penne, nel senso che ero su una scaletta arrugginita, ecco, con una mano facevo le foto tenendomi in equilibrio. Qui si può notare che sulla lapide c'è la scritta generale dei carabinieri, poi ci sono appunto le date di nascita e di morte, e ci sono 2 vasi con dei fiori. A sinistra vediamo dei fiori secchi, dei fiori naturali, a destra ci sono invece dei fiori artificiali.
Quello che da qui non si vede molto, ma che io ho visto e sentito molto bene, sono le ragnatele, diciamo, che c'erano intorno. La mia impressione è stata che però si trattasse di fiori forse di una decina, quindicina d'anni fa, non prima, perché se no, per esempio, questi fiori secchi naturali che vedete sulla sinistra si sarebbero frantumati a un certo punto, no? Si certo, sarebbero... senza dubbio. Ecco, per cui... non potevano essere lì da 30 anni o 40. No, non erano lì da 30 anni o 40, per cui forse 10 anni fa, 15 anni fa, qualcuno ha messo questi fiori in questi due vasi. Ecco. Bene, adesso però vorrei tornare velocemente sì, proprio a come viene scoperto il cadavere, perché questo è molto interessante. Avevo detto che viene uccisa il 21 di ottobre dell'84 la sera, certamente dopo la messa delle 20. Lei torna a casa e succede quello che ho descritto. Renata, il giorno dopo, che sarebbe poi il 22 ottobre 84, doveva andare a pranzo a mezzogiorno da una delle sue pochissime amiche, che si chiamava Rosa Scatolini, che abitava vicino alla stazione Termini. Solo che Rosa aspetta, e Renata non arriva. E allora Rosa cosa fa? Chiama la sorella, perché conosce Adriana, sono amiche da molti anni. E Rosa dirà, perché lei sì che verrà interrogata, che Adriana si mostrerà subito agitata, dicendo che aprirà testualmente, chiamerà un fabbro per aprire la porta. Perché la povera signora si era così spaventata, Rosa Scatolini, che continuava a telefonare, cioè ogni 10 minuti chiamava, ma insomma non chiamava a casa, la casa della Renata Moscatelli in via Poma, e non rispondeva chiaramente nessuno. Insomma, la sorella a un certo punto, Adriana, viene avvisata. Ma Adriana non fa quello che avrebbe dovuto fare, o probabilmente avrebbe fatto qualsiasi sorella che viene a sapere che la propria congiunta è scomparsa. Cioè, non va in via Poma. Solo il giorno dopo ci va. E quindi siamo, omicidio 21, il pranzo è il 22, lunedì, con la Rosa Scatolini, ma Adriana è morta, Renata è morta, non ci va. Adriana il 23, quindi 2 giorni dopo, si reca all'appartamento di via Poma, incontra il portinaio, che si chiama Giulio, lasciamo stare il cognome, all'epoca, nel 84, quel portinaio si chiamava Giulio, e il portinaio riferirà testuali parole: quando vide Adriana, Adriana mi dice, ma vuoi vedere che me l'hanno trucidata? Che sono le parole, nei verbali di polizia. Ora, la parola trucidata, cioè, non è una parola qualsiasi, perché trucidare fa parte di un linguaggio militare. Trucidare vuol dire uccidere un inerme, ma in maniera molto violenta, vuol dire passare per le armi senza in realtà che chi viene passato per le armi abbia modo di reagire, insomma. Vengono trucidate le popolazioni, viene trucidato il nemico inerme, viene trucidato l'innocente. E Adriana usa proprio questa parola. Vero sì, è vero è che ha avuto un'educazione militare del padre, quindi. Però è strano l'uso di questo verbo, trucidare, perché poi è esattamente quello che è davvero successo. E attenzione però, il giorno lei non apre la porta, cioè il martedì 23 Adriana vanno su, lei e i portieri bussano, Adriana Renata al di là della porta morta, che non si poteva rispondere, bussano, non risponde nessuno, e Adriana volta i tacchi, se ne va. Il giorno dopo ancora, ed ecco siamo arrivati a mercoledì 24 di ottobre dell'84, finalmente Adriana si presenta con un fabbro. Ma 3 giorni dopo l'omicidio. È un comportamento normale? Bah, insomma. Discutibile. Ecco, discutibile, sì. Ecco, ma Max, abbiamo ancora un quarto d'ora. Volevo accennare anche a un'altra scoperta che ho fatto quando ho contattato i servizi cimiteriali di Roma per cercare questa tomba. E cioè che la concessione è scaduta da molti anni e che sarei stata fortunata se io quella tomba l'avessi effettivamente trovata. Per cui i discendenti di questa famiglia che ci sono, che esistono e che sono i titolari della concessione
dell'oculo dove riposa Giuseppe Moscatelli, hanno lasciato scadere la concessione. E se scade la concessione, nonostante appunto i cimiteri romani siano molto in ritardo nelle stumulazioni annuali, nel programma delle stumulazioni, il rischio è che la sua salma vada a finire in un ossario comune. Ecco. Sì, va bene, non siamo più di tanto affranti da questa cosa, c'è anche questo abbastanza strano, bisogna dire, perché a questo punto qui stiamo parlando dei nipoti oggi, perché il generale Moscatelli ha una figlia Adriana, due figlie, anzi Renata Adriana, Adriana a sua volta mette al mondo un figlio, ma a questo punto il figlio nasce nel 1942, a sua volta il figlio si sposa, mette al mondo dei figli, quindi parliamo, anzi, dei pronipoti del generale, sarebbero i pronipoti a dover in qualche modo rinnovare questa concessione. Tra l'altro ricchissimi, perché invece questi due, perché sono due, i pronipoti, un maschio e una femmina, vivono una vita al top. Però loro non c'entrano queste indagini, lasciamo perdere come vivono loro. Diciamo che vivono molto bene, fanno una vita del jet set internazionale. Ora, dato che siamo in chiusura, io vorrei intanto rispondere a qualcuno che dice ma non è che ci sono dei collegamenti tra... Lacrime Burattini, dove è nato Giuseppe Moscatelli? Nato in Puglia, a Bari, dove era nato Giuseppe Moscatelli. Dove peraltro lui praticamente vivrà pochissimo, perché si trasferirà subito la famiglia Roma in periferia e poi comprerà l'appartamento, poi nel 1930 comprerà l'appartamento di via Poma 4. Poi, Max, la signora Nata Moscatelli, secondo me custodiva un segreto. Ricordiamoci che ha vissuto suo padre come padre fino alla sua fine. Esatto, questa è un'ipotesi molto sensata, Sandra Ferrari scrive. Molto sensata, perché un omicidio del genere non si spiega diversamente da così. Qualcuno temeva forse che Renata Moscatelli potesse aver ricevuto delle confidenze che non andavano assolutamente fatte da parte del padre, o qualcuno temeva che Renata avesse qualcosa che era del padre. Padre muore, questa persona va lì, cerca di farselo, circuisce in qualche modo Renata con questa storia strana, ho perso le chiavi, o aiuti, mi aiuti, così via. Però attenzione, perché Renata non apriva nessuno. Per poter essere entrata in questa casa, gioco forza, almeno di vista. Renata Moscatelli l'assassino lo conosceva. E come faceva averlo conosciuto? È un condomino? No, almeno. Non è un condomino che Renata, con cui ci fosse, diciamo, amicizia da parte della signora Moscatelli, perché lei non era amica di nessuno. Poteva essere un condomino che non era amico, però di vista si conoscevano, certo, questo è possibile. Ma poteva essere anche tutt'altro genere di persona. Poteva essere una persona che aveva avvicinato Renata Moscatelli mesi prima, l'aveva persino, in qualche modo Renata si era un po' spaventata. Così cambia la porta corazzata, ha paura che le chiavi, magari qualcuno le abbia, entri, le faccia del male. Quindi cambia la porta, mette le sbarre alle finestre, teme che qualcuno si arrampichi al primo piano. Va bene, voi direte, d'accordo, perché no. Scusate, perché questa persona abitava lì da 50 anni, le sbarre poteva mettere anche 3 anni prima, non è che cambiava molto tra l'81 e l'84, almeno per ciò che succedeva a Roma, che ne capitavano a quell'epoca e anche oggi, di tutti i colori. Parole del crimine, crimine organizzato. Per cui è chiaro che lei lo fa perché qualcosa le succede che cambia nella sua vita e decide di cambiare la porta corazzata, di metterla nuova e di mettere a sbarrare le finestre. Però c'è ancora qualcosa in più, ci deve essere un movente di odio per ucciderla in questo modo. E non è affatto detto che l'assassino odiasse Renata Moscatelli. Magari l'assassino si è voluto vendicare con Renata Moscatelli, perché il vero odio l'aveva per il padre di Renata Moscatelli. Può darsi che questo sia andato, i fatti siano andati così. Può darsi che qualcuno abbia avuto delle confidenze in famiglia, magari dal nonno, che gli ha raccontato, sai, io sono stato prigioniero in un lager, era comandato da un bastardo che si chiamava così, che... Poi abbiamo anche cercato di portarlo in Inghilterra per processarlo, anche perché, come Deborah mi ha fatto notare
tempo fa, però è un'intuizione assolutamente geniale, e qualcuno forse l'aveva anche pensata, qualcun altro. Mardoci ha un'assonanza con il cognome Marduk. Deborah, parlami di questo Marduk. Chi potrebbe essere questo Marduk? Beh, tra i prigionieri di Giuseppe Moscatelli nel Forte di Gavi, almeno un Marduk c'era. Certo, anzi più c'era di... e l'abbiamo letto, perché i prigionieri, gli ufficiali alleati dei paesi alleati, vari paesi, Nuova Zelanda, Sudafrica, Inghilterra, Stati Uniti, Gran Bretagna, Scozia, ecco, hanno lasciato delle memorie. Sì. E hanno scritto di Giuseppe Moscatelli, che loro chiamavano Joe Grapes, perché grape vuol dire uva, e Moscatelli, il cognome, vuol dire produttore di vino moscato. E sì, allora loro gli avevano dato questo nomignolo, Joe Grapes. Volevo anche dire una cosa oltre a questo, che a quei tempi, durante il fascismo, i nomi stranieri erano proibiti e venivano forzosamente italianizzati. Allora io mi sono chiesta, e se nel campo questi prigionieri fossero stati sottoposti all'aggiuntiva umiliazione di dover italianizzare i loro nomi e cognomi, e per cui tu non sei Marduk, tu sei Mardoci, e allora loro di ritorno hanno detto, e tu sei Joe Grapes, non sei Giuseppe Moscatelli, perlomeno nelle loro memorie, e quindi questo anglicizzare nomi e cognomi italiani o italianizzare nomi e cognomi anglosassoni sembra quasi, no? Sembra quasi un gioco. Sì, è un'ipotesi che è suggestiva, affascinante, ma sensata, Deborah. È sensata questa ipotesi. Cioè è possibile che Mardoci sia nient'altro che l'italianizzazione di Mardo, che è possibile che qualcuno sia venuto apposta a fargliela pagare, solo che è arrivato tardi. E ha trovato la situazione che c'era, cioè il generale Moscatelli era morto. Allora, con una scusa, riesce a entrare in casa di Renata, lei la accoglie benevolmente, magari dicendo, ma poi non lo dirà al prete, ma dicendo io questa persona, il prete dice, il mio conoscente, attenzione, quando chiama l'istituto di San Paolo per chiedere aiuto per la notte per quest'uomo, non è che dice un estraneo mai visto, a mio conoscente, una persona che lei conosce o almeno di vista, di cui si fida dal punto di portarla in casa. Vai a capire se questo conoscente era un conoscente addirittura risalente al padre. Tenete presente che quelli che erano insieme al padre come criminali di guerra nei campi di Gavi nell'84 non hanno 100 anni come il Giuseppe Moscatelli, hanno 58, 60 anni, 62. Capite? Perché 40 anni prima voi direte, ma 40 anni? Sì, però se tu c'hai 25 anni, 40 anni dopo ne hai 65, non ne hai 90. Quindi niente toglie che Renata al prete non abbia detto questo era un amico di mio padre, che motivo aveva a dire? Il mio conoscente, la finisci lì. Potrebbe essere questo lo scenario che non è stato mai indagato. Non è stato mai indagato anche perché l'ottimo prefetto e questore, perché entrambe le cose, è stato Nicola Cavaliere, non ha mai avuto queste notizie da nessuno. È il sottoscritto, io, che nell'anno 2021 scopre questa cosa. Ma fino all'anno 2021, anzi addirittura il Corriere della Sera, il Messaggero, all'atto della morte di Renata Moscatelli, scriveranno figlia dell'ex comandante dell'Arma dei Carabinieri, generale Giuseppe Moscatelli. È perché io ho detto a me stesso, devo vedere un po' questo generale Moscatelli chi cavolo era, ma così un po' per curiosità, lo cerco nell'albo del generale, dell'Arma dei Carabinieri, perché è pubblico, ci sono tutti i comandanti, i vicecomandanti, tutti quanti, io dico comandanti generali, niente, non c'è, dico che strano. Allora ho chiamato l'Arma dei Carabinieri, perché c'è un ufficio stampa, e dico, buongiorno, senti, io sono un giornalista, vorrei notizie del comandante o vicecomandante che fosse generale Giuseppe Moscatelli. Guarda, cioè, sono stato in linea, dico, no, guardi, neanche per idea non esiste nessuno. Come non esiste nessuno? E allora ho mandato gli articoli, e allora mi hanno risposto, è stata encomiabile l'Arma dei Carabinieri, è andata in archivio,
mi ha mandato tutti i documenti della prima parte della vita del generale Moscatelli, cioè del colonnello Moscatelli, anzi, fino a che chiede volontariamente di andare nella riserva, quindi parliamo di 1943, da lì in poi, puff, scomparso. Poi diventerà generale, prenderà la pensione, i britannici lo vogliono affinché venga... Ma generale forse subito prima di andare in pensione, perché è anche usanza che ho capito, il ma grado che... scatta per la pensione. Hai ragione Deborah, però se lo Stato britannico, che è uno tra l'altro degli stati che ha vinto la guerra, chiede allo Stato italiano, al governo italiano, consegnateci criminali di guerra Moscatelli e cucù, non consegnano nessuno, non è pensabile che l'arma dei carabinieri non sappia all'epoca, parliamo del 1946, che un loro alto ufficiale è accusato di essere un criminale di guerra, niente di meno che dallo Stato britannico. Non ci credo neanche se è vero che non lo sapevano. Dopodiché sono possibili ipotesi che spiegano chiaramente la ragione. Poteva essere un agente lui entrato nei servizi segreti militari, quindi coperto da segreto di Stato. Tutto va bene, ok, ci può stare. Però non lo sapessero, questo proprio non ci sta. Non questi ultimi a cui ho telefonato e mi hanno scritto. Io sto parlando proprio della storia dell'AMA. Torniamo a quell'epoca lì. Torniamo a più di decenni fa. Certo. La guerra, quel che vogliamo, però è un fatto così grave, insomma, che non si poteva... Comunque ci e invece sono si è nascosto. E invece si è nascosto. Si è nascosto. Diciamoli, è stato nascosto. E non sappiamo... L'hanno nascosto al povero Nicola Cavaliere, poveraccio, che faceva l'indagine. Se l'avesse saputo, magari qualche idea gli veniva, andare a cercare la motivazione per cui la sorella per metà appartamento l'avrebbe uccisa, ma ragazzi, ma vabbè. No, adesso voglio dire, è chiaro che se ti manca tutto, è quel momento quello che ti resta. Se ecco, essere... però noi guerra, c'è un buco nella vita. Uno 50-60 anni, magari andava a cercare i complici, no? Magari si faceva dare, come ho fatto io, l'elenco di criminali di guerra insieme a Moscatelli in quel campo di sterminio, accidentaccio. Comunque non sarebbe la prima vendetta di questo genere. Non sarebbe la prima vendetta di questo genere, perché anche in Francia, dopo l'occupazione nazista, diversi anni dopo, ci furono degli omicidi di ex nazisti e è stato fatto anche un film, adesso non mi ricordo il titolo, su questa vedova bianca che si era presa la missione di uccidere gli ex aguzzini o coloro che comunque avevano ucciso i suoi parenti, eccetera. Siamo in chiusura proprio, ci sono delle persone che ci scrivono, ma potrebbe essere lo stesso assassino di Simonetta Cesaroni. La risposta è non lo so, perché ovviamente nessuno lo sa. Ci sono delle similitudini, è vero, ma ci sono due quadri di omicidio diversi, due vittime completamente diverse. Certo, la violenza e l'efferatezza si somiglia. Sangue per la casa, è vero, perché sul telefono della signora Moscatelli verrà trovate tracce di sangue. Chiaramente non è la signora Moscatelli che telefona, perché strangolata, con una faccia sfigurata, non può aver chiamato nessuno. Tra l'altro il prete dirà è una voce maschile quella che chiama la seconda volta, quindi non è lei, no? Però, certo, questa similitudine c'è, compreso il fatto delle famose quattro mandate di chiusura. L'assassino poteva chiudere con una mandata, nel caso Moscatelli, buonanotte al secchio, perché attardarsi a farla girare quattro volte? E se in quelle quattro volte scendeva uno per le scale, gli diceva, scusa, buonasera, ma lei chi è? Scusi, questa è la casa Moscatelli, che faceva? Ammazzava pure quello? Certo. No, comunque la ricerca continua, Max, vero? Perché la ricerca è iniziata, ma sì, continua. Perché qualcuno mi sta aiutando proprio a rintracciare i cosiddetti Mardocci che aveva. E un paio, forse li abbiamo trovati. Perché è vero che non sono sull'elenco telefonico, però è anche vero che almeno due Mardocci abitavano a Roma. Oddio, poi che proprio l'assassino aveva dato il suo cognome, mi pare piuttosto strano. Infatti sarebbe assurdo, no? Un assassino che dà il suo cognome. Porta fotografie invece non è assurdo. Io lo trovo ancora più assurdo, se ci pensi. Cioè, per smontare i portafotografie, secondo quello che accerta la polizia, la scientifica, legata all'omicidio, che va sul luogo dell'omicidio, quindi a casa della signora Renata Moscatelli, ci mette minimo mezz'ora,
Cioè non è che bang le ha rotte ammazzate, no no, le ha smontate tutti, i portafotografie erano tantissimi, sti portafotografie, non erano 3-4, probabilmente boh, sono stati 10-15, non lo so, perché purtroppo... Ah, io e Igor abbiamo chiesto alla Procura di Roma, vi leggo, anche qua c'ho una copia, il 4 maggio del 22 al Procuratore della Repubblica di Roma, questa è l'ultima cosa, adesso chiudiamo... Signor Procuratore, poiché stiamo lavorando a un libro d'inchiesta sul caso relativo alla morte di Renata Moscatelli, ucciso il 28 ottobre 1984 all'interno della subitazione Carlo Poma 4, il cui assassino non venne mai individuato, facciamo richiesta di accesso agli atti dell'indagine che venne condotta dalla squadra di omicidio della Questura di Roma, ivi compreso il referto autoptico, eventuale materiale fotografico, riferito al rilievo in loco, verbali di tutti gli interrogatori avvenuti nel corso delle indagini, ringraziandola per l'attenzione, la salutiamo cordialmente, Igor Patruno e Massimo Parisi, che poi sono io. Ecco, ecco. Ci ha risposto, no, dal 4 maggio 22 a tutt'oggi ci siamo un po' persi nella nebbia. No, e infatti i nostri ascoltatori facevano una domanda molto puntuale, e cioè di che marca era il whisky che è stato utilizzato per darlo in testa alla povera signora Moscatelli. Guarda, non ce lo vogliono fare scoprire, mi dicono che sono superate le 10:30. Perché questo sarebbe importante saperlo, perché se era un whisky che in Italia non era commercializzato e veniva da determinati paesi, sì, si può pensare che qualcuno con la scusa di fare un regalo lo abbia portato, quello sarebbe una specie di firma. E comunque la nostra ricerca continua, noi stiamo sforando già di 2 minuti la durata della nostra trasmissione. Tagliano il programma, non noi, però, la piattaforma. Certo, noi potremmo riparlare di questo caso, vediamo che comunque c'è molto interesse, ci sono state molte domande, molta partecipazione dai nostri utenti, i nostri ascoltatori, vi ringraziamo tantissimo. Noi ci rivediamo sempre su questi schermi, sicuramente martedì prossimo con Tommaso Nelli e Igor Patruno per riparlare di Emanuela Orlandi, di come è iniziata la storia di Emanuela Orlandi, l'inizio della storia con Tommaso Nelli, autore di Atto di Dolore, uno dei testi di riferimento del caso. Può darsi che ci rivedremo anche prima, perché noi ci abbiamo preso gusto queste trasmissioni e a volte vi facciamo anche delle sorprese. E comunque potremmo riparlare anche del caso Moscatelli, vero Max? Potrebbe essere un'edizione straordinaria, attenzione, questo non ora, questo weekend che arriva, perché c'è qualche novità molto interessante in arrivo. Sul caso noi siamo sempre al lavoro. Simonetta Cesaroni, per dirlo. Simonetta Cesaroni. Sì, bene. Vediamo la settimana che succede. Va bene. Allora, buonanotte a tutti, buon anno, un buonissimo 2024 a tutti i nostri ascoltatori da Indagini Aperte. Grazie Max Parisi, grazie Roberta De Angelis. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.